mia e spostai con ore senza aver paura, senza aver paura. Ma basteranno nate solo e coccare una cotta vena pigliata. Ma basteranno nate solo pa' poter cantare. Chiata volessera un po' di luce. Benvenuti ad una nuova puntata di Bianco e Nero. Chi è a fianco a me non ha bisogno di tante presentazioni. Ciao Raffaele Biancolino. Ciao Titti Festa. Pensavamo prima a microfoni spenti, questa che sarà la 325esima intervista che ti faccio, ma forse poco. Secondo me qualcosa in più. Sono tanti anni che ci conosciamo. Eravamo due ragazzini. Eravamo due ragazzini che sono cresciuti insieme. Io ammetto che insomma Raffaele, insieme a Simone Puleo, è uno dei miei cari amici calciatori e lo dico proprio a cuore aperto, quindi sono anche un po' emozionata nel fare questa intervista. Guarda, quando c'è l'affetto. Pure io, lo sai che ogni volta che facciamo un'intervista con te mi emoziono sempre. Perché sai che poi, capito, scappa la lacrimuccia. Sicuramente, so che esce sempre qualche sorpresa. Detto mia mamma oggi, sai mamma, vado a fare Bianco e Nero, Raffaele Bianco e Nero, mi ha detto Raffaele ha lo sguardo buono. E io gli ho detto non è solo lo sguardo, è la verità. Ma questo tuo essere così buono, quanto ti è costato a volte nella tua carriera di calciatore? Ma guarda, secondo me tanto, però io sono fiero di essere così. So che ho un carattere un po' particolare, però non so nascondere, non so essere falso. Lo so bene. Carattere particolare del Raffaele Biancolino calciatore conosciamo tanto, forse troppo. Io oggi volevo parlare un po' del Raffaele Biancolino allenatore, non è un caso che ci siamo seduti qua. Però sulla mia panchina, sulla tua panchina del caro Tenuto Mugnano sta andando bene? Sì, benino, dai, possiamo fare ancora qualcosa in più, perché secondo me ce la possiamo giocare e possiamo dare ancora tanto. 8 vittorie nelle ultime 9 partite? Sì, abbiamo fatto sulle 9 partite 8 vittorie e una sconfitta sull'FC che era secondo, peccato. Però ti ripeto, non molliamo e ce la giochiamo con tutti. Svelo una cosa, ti ho chiamato una settimana fa perché c'era stata l'amichevole tra l'Avellino e il Mugnano Caro Tenuto e tu mi hai detto: Titti, quando entro in quello stadio ma non c'è niente da fare, ma a me mi piglia un'emozione che... tu stai parlando e adesso mi stanno venendo veramente i brividi, perché tu lo sai, anzi sei uno di quelli che veramente sa tutto quello che è successo e tutto quello che provo per quella maglia, per quella città, per quello stadio, perché veramente... Ma non sto qua a raccontare favole, sto qua per raccontare, per fare il ruffiano. L'hai dimostrato, vivi a due passi dallo stadio. L'ho dimostrato e lo dimostrerò sempre. Poi nella vita si sa, si può sbagliare, però io ho la coscienza apposta, amo quella maglia, amo quella città e farei di tutto per quei colori. Insomma, il sogno, vabbè, lo diciamo alla fine, aspetta, sennò poi qua anche Nero è già finito. C'è stato un momento di crisi di Raffaele Biancolino. Il momento di crisi è quando si smette di giocare, non si sa bene che cosa fare, tu hai aperto la tua attività, ora hai pure raddoppiato col negozio di abbigliamento, però ti sentivi un po' stretto in quei panni e sei andato un po' in crisi. Sì, perché quando smetti, allora quando sei giocatore non capisci veramente che quando smetti ti può pesare e ti può mancare veramente quella palla, quel terreno, lo sport che hai fatto per tanti anni. Gattuso diceva una cosa meravigliosa, diceva quando ero calciatore mi pagavano per fare quello che mi piaceva, ora che sono allenatore o comunque anche lui nel periodo di mezzo pago per andare in palestra, pago per giocare a calcio. Ha ragione, ma io l'ho detto l'altra volta con i ragazzi, stai là in mezzo, non ti rendi conto veramente quello, il bello di questo gioco, l'emozione che ti dà il campo, ti dà la maglia che indossi, e dopo capisci veramente tutto quello che veramente è per te il calcio.
Quanto è difficile fare l'allenatore? Perché nella famosa telefonata di una settimana fa mi hai detto: mamma Titti, guarda, ho capito tante di quelle cose che prima non mi venivano manco per la testa, quando mi appiccicavo con Rastelli. Anzi, sì. L'hai chiamata Rastelli, gli ho detto: Massimo, forse su certe cose ci avevi ragione. No, però io ho mandato un messaggio un po' di tempo fa dicendo: guarda, secondo me avevi ragione su qualche episodio che è successo, però adesso te ne accorgi che veramente è dura pensare, perché comunque devi pensare nella testa di 22-23 calciatori, quando sei in mezzo al campo, che giochi, sei calciatore, pensi che tutto quello che fai è tutto giusto, non ti sta bene mai niente, poi veramente dopo, quando ti metti da quest'altra parte, ti rendi conto che veramente è difficile, veramente devi mettere là, devi andare a casa la sera, che ti devi dare veramente con la testa al muro pensando tutte le cose che hai buttato giù, perché non ti nascondo che parecchie cose devi buttare giù, parecchie cose devi far finta di non vedere, parecchie volte senti ma non senti, allora è dura, però l'importante è farsi capire e farsi vol bene dalla squadra. Soprattutto per un impulsivo e un po' pazzo come te, eh? Sei maturato, sei cresciuto, sì, stai invecchiando pure. Sì, si vede anche da no, Raffa- sempre bellissimo. Grazie. Sala, salutiamo. grazie. Però ti ripeto, ogni tanto sì, mi viene quella cosa di un piccolo scatto, qualcosa, però poi mi rendo conto. Penso un po' di più adesso, cerco di contare veramente non fino a 10, ma fino a 20, fino a 30, quello che non facevo prima. Che staff c'hai qua? Chi ti aiuta un po'? Allora, io ho un preparatore atletico, un allenatore in secondo, un collaboratore tecnico, un preparatore dei portieri, un aiuto preparatore dei portieri. Diciamo che questa... La squadra da Lega Pro, praticamente. Sì, infatti ne parlavo con Capuano in campo, quando abbiamo fatto l'amichevole, no? E gli ho detto un po' lo staff che mi ha messo a disposizione, la società, anzi ringrazio Iacovacci, sia padre che figlio, ringrazio il mio amico Filomeno De Lucia, Angelo Gagliardi, che veramente mi hanno messo a disposizione una famiglia, veramente mi hanno messo a disposizione tutto quello che ho chiesto. Spero di ripagare veramente sul campo portando a casa i risultati. No, ci pensavo, non lo sapevo che avessi questo staff così sì. importante, ma insomma gli Iacovacci sono una garanzia, sì. Senza dubbio, è anche un peccato averli persi. Sì, è un peccato perché veramente possono dare tanto ad Avellino e possono dare tanto in questo mondo che lavoriamo noi. Allora, la giornata tipo di Raffaele Biancolino ora com'è? Ma guarda, la giornata mia com'è? Sto quasi tutti i giorni qua a Mugnano, perché tra Diego, il piccolino che fa la scuola calcio qua, il negozio che abbiamo appena aperto, mi alleno 3-4 volte a settimana e in più c'è la partita. Diciamo che passo più tempo qua sul campo che a casa. Vabbè, Mary non sarà tanto scontenta, dai, ogni tanto così il tempo insieme ha più qualità. Sì, quello sì, ma non ti nascondo che Mary non mi molla, sta sempre appresso a me, infatti si è trasferita lei al negozio qua, negozio d'Avellino, c'è Giovanni e c'è Vincenzo, tu la conosci bene, Mary non mi molla e mi segue ovunque. Mary e Raffaele Biancolino sono un binomio meraviglioso, nato quando avevate... 14 anni. Sì, eravamo piccoli, ci siamo sposati giovani, infatti siamo circa 22-23 anni sposati, pensa un po'. La prima volta che hai visto Mary? Su un campo da calcio. Dove eravate? A Napoli, una partita organizzata da mio fratello, qualche amico, così una partita di calcetto e... Non l'avevo mai visto, diciamo che non la conoscevo, a parte che io mi trovavo poco a Napoli, perché giocando per fuori, capito? Stavo poco nel quartiere e tornavo poco a Napoli. Ho visto questi miei amici che hanno organizzato questa partita, diciamo, si sono portati questa ragazza, non sapendo che era la cugina di questo mio amico. E da là ci siamo visti, ci siamo conosciuti e siamo iniziati a frequentarci. E non vi siete mai lasciati? No. Mai, mai. No, vabbè, c'è stato qualche periodo, però, sì. Periodo di gioventù. Gioventù, un po' di crisi, un po' di litigi. Sempre per colpa mia, però. Sempre perché tenevi una testa di maledetta. Quella sicuramente. Però, insomma, lei è fondamentale nelle tue scelte, nella tua ricerca di equilibrio, nel fatto che avete costruito questa meravigliosa famiglia.
Sì, per me, ti ripeto, per me è tutto, per me è fidanzata, moglie, amante, amica, amico, di tutto e di più, per qualsiasi scelta che faccio la prima persona che parlo è lei. È sempre lei. I figli, Diego, Vincenzo e Giovanna, ora ormai sono cresciuti, sono grandi, tre ragazzi, io li conosco, quindi so che sono tre ragazzi meravigliosi, ma quanto è difficile essere padre, Raffaele? Tanto, diciamo che... Difficile essere padre, giocatore, sì, allenatore, sì. Secondo me padre. Sì, padre, diciamo che il mestiere più difficile è veramente il genitore, perché non sai mai come li devi prendere, non sai mai quello che possono pensare, come ti devi comportare, non sai... Diciamo che è difficile veramente. Io ho Giovanna che è grande, ha 19 anni, quasi 20 anni, Vincenzo 16 anni, Diego che è quello là un po' più terribile, dicono che tutti è quello là che mi somiglia molto di più, però ti ripeto, sono contento, sono fiero di avere tre figli meravigliosi e me li godo fino alla fine. Io penso che Diego voglia fare il calciatore, d'altronde sì. Col nome così, col padre così... Sì. Nome per Maradona. Nome per Maradona. Io da napoletano, tifoso del Napoli, il mio idolo Maradona, non potevo che mettere Diego come primo nome. E lui vuole giocare a calcio. Sì, sì, infatti già sta in mezzo al campo. Vuole giocare. Intanto andiamoci a fare una passeggiata in mezzo al campo. Stavamo parlando di quanti cavettoni mi hai fatto quando c'è tanti, però è stato il ritiro più bello che abbiamo fatto, quell'anno del... Quale ritiro dei tanti? L'anno di Sarri. Che non voleva che Moretti si mettesse le scarpe nere. Moretti, diciamo un po' la squadra che non voleva, non voleva che mettere le scarpe nere. Diciamo che lui, non lo so se ancora adesso, però qualche giocatore che l'ho avuto ancora... Dice che lui ancora oggi... Sì, c'ha sempre queste cose, la scarpa nera. Ma alla Juve, insomma. Alla Juve non credo, però. Alla Juve non credo. Lo so, però abbiamo visto tutti che allenatore è forte. Mamo, Biancolino da allenatore, a chi si ispira? Perché... Ricordiamo pure che ne hai avuti tanti, ricordiamo anche quella breve parentesi che hai avuto anche con Novellino in quell'anno che ti ha messo un po' nel suo staff a fianco a lui. Ma ti posso dire una cosa? Allora, questa domanda la pensavo stamattina, ti giuro, la pensavo. Sapevi stamattina. Che doveva venire? Sì, no, sì, sicuramente. Non ti so dire di preciso chi è allenatore, però sto prendendo un po' da tutti, dai, sto iniziando a pensare un po' tutto quello che diciamo dopo 20 anni di professionismo. Con che modulo giochi? Ma guarda, noi stiamo giocando le ultime partite 4-3-3, 4-2-3-1, dipende anche la squadra che affrontiamo, dipende che giocatore è disponibile. Ti ricordi chi allenava l'Avellino su questo campo con Casillo? Chi proprio tu, non è che sei proprio Zeman. Però ti devo dire la verità, è un maestro e non ti nascondo che parecchie cose mi vengono in mente da Zeman, Novellino, l'ultimo allenatore che abbiamo avuto, Rastelli, Gregucci, Sarri, diciamo che Galderisi, caratterialmente...
come ti devo dire, carattere a mente, la gestione del gruppo un po' da Rastelli, Calderisi, diciamo che erano i maestri su questo lato. È incredibile che tu oggi mi stai dicendo che la gestione del gruppo di Rastelli, considerando tutto quello che io non posso dire a questo microfono. Quando le cose andavano bene, poi a un certo punto, non lo so. Tipo quella partita famosa di Torino, dai, quella è la cosa che proprio, quella ferita, la ferita è quella. Allora, la ferita è quella, non ti nascondo che è una ferita ancora aperta, perché faccio finta di non ricordare, faccio finta di metterla da parte, però non ti nascondo che è ancora una ferita aperta, perché ogni volta che qualcuno mi chiede quella partita faccio finta di non capire, dice vabbè, è successo qualcosa. Voglio così dimenticare. Sì, per dimenticare, ma perché ti ripeto, tu mi conosci bene, non porto rancore, non mi interessa, ho messo una pietra sopra, però è una ferita aperta che ogni tanto mi... È come se ti torna alla mente e ti fa male. Sì, mi fa male, perché poi da amico, da calciatore... Avete condiviso tante cose insieme. Tante, tante cose. E forse quello ti ha penalizzato. Quello mi ha penalizzato. E non ti nascondo, sarà, non lo so se ho fatto bene o ho fatto male. Il primo discorso che io ho fatto ai miei ragazzi nello spogliatoio è quello, che io non farei mai una cosa del genere. Può darsi pure che mi sbaglio, perché se ti devo dire la cosa te la dico in faccia. Allora, questo è il carattere mio. Se dico, se penso che sei scarso, arrivo a un certo punto che te lo vengo a dire. Non vado nascondendomi, non vado a raccontare altre cose, non voglio prendere in giro nessuno, non voglio fare. Forse però, sai, dipende anche dai livelli ai quali arrivi. Quello però sicuramente, però può darsi sei che così. Io sono così, così, può darsi che mi sbaglio, non arriverò da nessuna parte, però è un discorso che io ho fatto ai ragazzi in mezzo al campo. Infatti, se tu hai visto bene, io giovedì quando ho giocato con l'Avellino ho fatto giocare tutto, ho cambiato quattro portiere, perché quando gli capita, mi auguro di giocare contro l'Avellino. Sì, contro l'Avellino al Stadio Partenio. Allora ho detto, io non voglio sbagliare, tra virgolette, sì. Lo accetto, non lo so. Sei così, e io lo so che tu sei così. Ma sono questo, io sono questo, e non. Ma non è, non sto neanche qua ad attaccare. Giusto o sbagliato. Ma ti ripeto, io sono così, basta. Poi ha fatto bene, ha fatto male, lo saprà lui. A me non mi interessa. Raffaele Biancolino, bambino. Che bambino era? Da che famiglia viene Raffaele Biancolino? Che bambino era? Un bambino un po' birichino, diciamo, un bambino un po' sì, molto vivace, un bambino che amava sempre giocare a calcio, coccolato, tra virgolette, era il primo della famiglia. Sono passati gli anni e un bambino che doveva fare dei sacrifici per accontentare sia i fratelli e stare vicino alla famiglia. La mia famiglia, diciamo che non mi ha fatto mai mancare niente, anzi, un'altra cosa che non accetta e che non mi va giù, il fatto di non aver giocato in Serie A, ma più che altro per mio padre, perché ti ripeto, più che altro per lui, perché ha fatto tanti sacrifici accompagnandomi, starmi vicino nei momenti che non stava bene, nei momenti che non, tra virgolette, non sta tanto bene adesso, perché anche lui ha avuto un problemino, ci siamo ritornati. L'unica nota stonata, ti ripeto, è quella là, è quella, cioè la cosa di non aver giocato in Serie A, di non aver fatto parte, ma anche di una presenza, di uno sfizio, più che altro di dire a mio padre, guarda, io ho giocato in Serie A per te. Quello. Come si chiama papà? Vincenzo. Vincenzo, vabbè, sì. D'altro, domanda retorica. Lo so, spero che anche lui risolva più che altro i problemi suoi personali, di salute, perché non sta attraversando un buon periodo. Speriamo con l'aiuto mio e di tutta la famiglia riusciamo a risolvere questa situazione. Quando cominciassi a giocare dal Giugliano, se non erro? Sì. E poi la lunga carriera, gli anni ad Avellino, però insomma hai giocato tante anche in tante altre piazze importanti. Dopo 20 anni di professionismo, ho girato tanto. Tantissimo. Qual è la... Oh, te la devo fare sta domanda? No, che sia Avellino lo so. Ma tornando indietro, in quel momento di rabbia, perché io lo so che quello fu un momento di rabbia, sì, quando andassi a Salerno. Solo rabbia, quello là. È come quando una donna ti tradisce. Allora, la cosa mia è quella, perché io l'ho sempre detto, l'ho fatto più per un fatto di rabbia, più un fatto di ripicca, senza niente togliere i tifosi dell'Avellino, perché non...
ti ripeto, non ho voluto né mancargli di rispetto né fare qualcosa, ma era solo un fatto di ripicca per far vedere io ci sono, perché mi comporto, perché mi trattate così. E per questo ho voluto tornare a tutti i costi e vincere un'altra volta in quello stadio. E ti hanno perdonato alla fine? Sì, non credo che c'è ancora qualcuno ma, che ti dice... Titti, io ho la coscienza a posto, ho la coscienza a posto, vado avanti per la mia strada, ho litigato il primo giorno che sono andato a Salerno, portando sempre avanti le mie due bandiere, che sono quello di Napoli e quello di Avellino, ma senza nessuna vergogna e senza nessun problema, per me due sono le bandiere. Napoli e Avellino, tutto il resto non mi interessa. E quando ti hanno bruciato quella macchina dopo la partita vinta col Napoli, ti ha fatto un po' male? Ma ora quando torni a casa, quando torni a Capodino, ti dicono qualcosa, parlano? Sì, ma guarda, io sono tornato anche allo stadio, sono 3-4 anni che sono tornato allo stadio, a Napoli vado a vedere le partite con i miei amici in curva. È stato un episodio così di qualche ragazzino, ma senza... Però ti ha fatto male? Tantissimo, perché nel mio quartiere, nella mia città, non mi aspettavo una cosa del genere. Ci stanno i ragazzi che ti stanno aspettando, io vorrei continuare a parlare ancora per molto. Oggi che gli dici? Come la imposti? Soprattutto come si vive mo la vigilia della partita quando eri calciatore e la vigilia della partita da allenatore? Tutto diverso perché già dopo la partita, che hai affrontato la partita, già dopo, il giorno dopo, già stai pensando all'altra partita che devi affrontare, già devi vedere come giocano, quello che gli devi dire, quello che devi lavorare. Diciamo è tanto ma tanto diverso da quando facevo il gioco il calciatore, perché quando giochi a calcio finisce l'allenamento, vai via, basta, non ci pensi più a niente. I problemi sono dell'allenatore e della società. No, non stacchi 24 ore su 24. Non stacco, non finisce mai, la giornata non finisce mai e stiamo sempre là a lavorare io con tutto il mio staff. Quando li guardi, no, così giovani, così pieni di voglia, di grinta, di entusiasmo... Che bello, pensi? È bello perché veramente in questa categoria vedi veramente l'amore per questo sport, perché qua ci stanno la maggior parte dei ragazzi che lavorano, staccano dal lavoro e vengono al campo, non vengano pagati qualcuno il rimborso spesa, e ti rendi conto e pensi, dici, guarda un po', io quando giocavo ero professionista, mi pagavano e mi lamentavo. O sentivo qualcun altro che si lamentava che poteva guadagnare tanto di più. Invece adesso vedi veramente che la voglia e l'amore per questo sport e i sacrifici che fanno questi ragazzi. Capitano Filomeno Auri, ma che tecnico era Raffaele Biancolino? Allora, prima di essere un allenatore, mister Biancolino sicuramente è una grandissima persona, umile e con tanta voglia di fare. Sicuramente sappiamo tutti la storia calcistica di mister Raffaele Biancolino. Quindi tutto quello che ci insegna, tutto quello che ci suggerisce, noi ce lo mettiamo da parte come un tesoretto e ce lo teniamo per noi e sicuramente ci aiuterà a crescere, specie per i più giovani, che in questa squadra ce ne sono tanti, quindi sicuramente è un esempio e certo mister Biancolino lo sappiamo tutti. Dimmi se si arrabbia. No, vabbè, è giusto che si arrabbi nelle occasioni. Poi ovviamente siamo tutti presi dal punto di vista agonistico, quindi è normale che ci sia questo tipo di tensione. Però ripeto, dal punto di vista di allenatore gli auguro il meglio, perché veramente ci dà tanto e può dare tanto al mondo calcistico. Che cosa vi dice prima delle partite? Se va fatto un discorso prima delle partite, quando è arrivato, se vi racconta qualche aneddoto, anche se Raffaele è uno che non è per niente presuntuoso, quindi non credo che faccia grandi racconti di sé. Infatti ha detto tutto tu. Tutto quello che ci dice ce lo teniamo per noi, veramente. Non posso sicuramente qualche aneddoto ce lo racconta, ma ce lo teniamo anche questo per noi. Sicuramente tutto quello che ci dice, lo ripeto, ce lo teniamo come punto di vista, dal punto di vista proprio, come devo dire, come un tesoretto, ecco, perché veramente ci insegna tanto. Ha fatto la scuola prima di entrare, ha detto: mi raccomando, parla bene.
No, no, assolutissimamente. Non posso parlare male, perché veramente non ce n'è modo di parlare male. Non ci ha dato nessuna presupposizione di parlare male, cioè non ci ha messo nel modo delle condizioni di parlare male. So che c'è un regalo per Sport Channel. Che cosa? Per voi di Sport Channel, dalla parte della società, è una targa. È una parte. Grazie. È una... In mezzo di loro c'è qualcuno che ti fa pensare a te da giovane, anche per caratteristiche fisiche. Non so, il ragazzo di colore, non so che ruolo c'ha, sì, ma sì, come. Sì, è un attaccante, lui è un attaccante, l'altro è una mezza punta. Sì, sono tanti, dai, mi rivedo perché pure io, anche se ho iniziato con qualche categoria superiore, però mi rivedo che i sacrifici, senza nascondere, anch'io facevo i sacrifici andando a lavorare con mio padre e poi me ne andavo al campo a fare l'allenamento. Che lavoro facevi con papà? Ma guarda, mi arrangiavo a fare di tutto. Mio padre vendeva dei pezzi di ricambio di macchine, la mattina andavo là da lui e pomeriggio con il mio panino me ne andavo al campo a fare l'allenamento. Bellissima scena. E casomai Mary poi ti aspettava? Sì, dopo. Sì, ti ripeto, io già ero fidanzato, per questo è una vita che sto con Mary. Sono tanti e tanti anni. Vabbè, ma ti immagini una cosa diversa da questa? Cioè, io non mi immagino Raffaele Biancolino senza Mary e Mary senza Raffaele. Infatti, siamo fatti tutti e due per stare, cioè, insieme. Veramente una coppia di grande. Portati, diceva mia nonna, che portati contro il malocchio il sale e le forbici in tasca. Sì. Perché non si sa mai nella vita. Ma guarda, io mi sono tatuato questo, il Gesù, un po' di tutto per i malocchi, per la fede. A quanti tatuaggi sei arrivato, Raffa? Tanti, però adesso mi sono fermato un po'. Ti ripeto, sto diventando un po' grande. Basta, cioè più o meno. Ma quasi tutto il corpo. Quasi tutto il corpo. Sì. Quindi ora saresti un calciatore moderno perfetto. Sì. Ma il tatuaggio dedicato all'Avellino, quale è? Dei tanti, quale c'hai dedicato all'Avellino? Ma guarda, l'Avellino, il tatuaggio dell'Avellino. Io ce l'ho all'interno e ce l'ho nel mio cuore, perché ti ripeto, non voglio passare un'altra volta a quello di prima, a quello che abbiamo detto prima. Io veramente ce l'ho dentro e me lo sento dentro, perché è troppo facile fare il tatuaggio a una data per una vittoria di campionato o un simbolo. Per me l'Avellino sta dentro e il tatuaggio si cancella, ma l'amore che c'ho dentro no. Viene da piangere! Vabbè, il sogno, noi chiudiamo sempre il bianco e nero col sogno. Io lo so qual è il sogno, ma me lo devi dire tu questo sogno. Ma guarda, Titti, il mio sogno, io l'ho detto la settimana scorsa, quando sono arrivato in sala stampa a fare l'intervista, ho detto, guarda, iniziamo a fare le prove. Infatti sono rimasti un po' di... Ma che ha detto? Iniziamo a fare le prove, perché il mio obiettivo è quello là. Il mio obiettivo è tornare ad Avellino e lavorare con quella maglia, in quello stadio, in quella città. In questi giorni così di caos societario, così di male lingue, così di polemiche, così di critiche che non finiscono mai, ma che sta succedendo a Avellino? Ma al di là, nel bene e nel... Che succede? Diciamo questa città e questa piazza non hanno pace in questo sport, anche con il basket, però lo sport, il calcio è, diciamo, negli ultimi anni è stato preso un po' di mira. È brutto vedere una città, vedere una squadra, una maglia essere trattato così. Perché a me dispiace quando arrivano quelle persone che si vogliono far vedere, si vogliono fare pubblicità sfruttando il nome dell'Avellino. E quello, non sai, quando mi manca e quando mi dispiace vedendo quelle cose. Non ti nascondo che parlo sul gruppo che stiamo noi, quello della vecchia guardia, con Puleo, Moretti, Riccio. Ma c'avete la chat? Sì. Moretti, Riccio, D'Andrea, Fusco, Vastola, Ametrano, tutti, Cecere. Parliamo di questa cosa. È brutto vedere veramente l'Avellino in queste condizioni. Spero con questa società si risolva Ti piace questa modo. Nuova sì, società? Sì, guarda, io non la conosco, come non conosco, conosco il direttore sportivo, conosco sia Musa che Martone. Sono bravi sul proprio lavoro, spero che risolvano al più presto possibile. Zio Lito c'ha la giusta dose di pazzia, Zio Capano. Raccontami sto retroscena di voi due su un campo, non so dove, a Taranto. Era il tuo allenatore? Era il mio allenatore, mi ricordo, si è presentato il primo giorno, dopo due o tre giorni che stavamo in ritiro a Norcia. La squadra davanti eravamo io, Riganò, Triuzzi, Di Nardo, c'era pure qualcun altro, non mi ricordo. E diciamo che sì, uno squadrone.
io e Riccardo ci siamo presentati, diciamo qualche chilo in più, non dico come adesso, però, però si è presentato subito e dice: ma che dovete fare voi? Dicevamo, mister, siamo andate a comprare subito una panciera per questi. Siamo andati a comprare la panciera. Sì, ci ha fatto mettere la panciera perché dovevamo dimagrire. Diciamo che Ziolino fa. Ma infatti si vedeva da. Si vedeva dall'inizio che era un allenatore che voleva arrivare, un allenatore che arrivava, perché, ma non per qualcosa, senza nessuna paura, senza nessun problema, ha messo Riganò in panchina, che era l'idolo di Taranto, mi ha fatto giocare a me, l'ho ripagato subito con un gol la prima partita. Però, Ezzolino è un grande, non sto qua a presentarlo, ma sia sul campo che fuori dal campo è una persona eccezionale. C'ha il suo carattere, però. Però bisogna saperlo prendere. Sì. Vabbè, chiudiamo con il gol più bello di Raffaele Biancolino, quello che chiude gli occhi e dice: lo vorrei rifare altre 100 volte. Quello contro il Napoli. Sempre. Sempre quello là, perché ti ripeto, la mia città, contro la squadra del cuore, con la maglia dell'Avellino addosso, fare il gol contro il Napoli e vincere il campionato, non so quanti giocatori l'hanno fatto e si sono trovati in quella non situazione. Non hai giocato in Serie A, però hai portato l'Avellino in B, sì, contro il Napoli. Ma per me quello, guarda, sì, ogni tanto penso a questa cosa, guarda, non ho giocato in Serie A, però io ho vinto contro il Napoli, contro la mia città, una partita vista in tutto il mondo, ho vinto e ho fatto gol in playoff. Ma il pensiero proprio quando è entrata quella palla. Quando finisce? Ho detto: quando finisce questa partita? Perché ti ripeto, il cuore diviso a metà tra Napoli e Avellino era gioia e dolore, gioia e dolore. Vabbè, grazie a Raffaele Biancolino, vero amico oltre che un grande campione. Non ti ho fatto piangere, sono stata brava. Insomma, ho tenuto. Ha tenuto. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di Bianco e Nero. Grazie a tutti.